Siamo qui in piazza Gasparotto, appunto guardando i dati, ancora è troppo presto per commentarli. La cosa importante che abbiamo sempre detto è che da domani si continuerà a lavorare per dare un'alternativa a questa regione, perché i problemi che c'erano prima non spariscono in un pomeriggio e nemmeno in un risultato di un voto. Ricordo ad esempio i 13.000 giovani che l'anno scorso sono emigrati dal Veneto o la prima regione come siamo per il consumo di suolo, e credo che tante persone che stanno dando la preferenza a Veneto che vogliamo stanno chiedendo una presa di posizione rispetto a questi temi. Come abbiamo sempre detto, da domani noi continuiamo a lavorare con Arturo Lorenzoni per costruire il Veneto che vogliamo.